Ciao. Sì, se qualcuno non lo sapesse, sono Vittorio Bertola, sono l'altro consigliere comunale insieme a Chiara. E ringrazio Ivan perché ha scoperto come si dice andare tutti a casa nella lingua dei segni, grazie anche al nostro interprete. Chiederei anche un applauso per lui perché stiamo traducendo in lingua dei segni tutto comizio. E vi ringrazio anche perché credo di aver vinto una scommessa, perché ieri è arrivato un assessore del PD a dirmi che siamo stati dei pazzi a fare il comizio lo stesso giorno in cui c'era Renzi, che loro avrebbero avuto migliaia e migliaia di persone e da noi non ci sarebbe stato nessuno. Ecco. Vabbè, dai, si è capito. Comunque io oggi non sono qui per parlare del comune, sono qui per parlare del nostro rapporto con l'Europa, perché ci sono anche le elezioni europee ed è un appuntamento cui noi teniamo particolarmente, non solo per la ricaduta che può avere a livello nazionale, ma proprio per l'Europa in sé, perché noi sappiamo che ci sono molti italiani, probabilmente anche molti di voi qui, che sono arrabbiati con l'Europa perché sostanzialmente l'Europa è stata usata in maniera vergognosa come uno scaricabarile dai nostri politici per anni e anni, perché si facevano gli affari loro. E poi dicono che è colpa del populismo, del Movimento 5 Stelle che spinge la gente a odiare l'Europa, eccetera. In realtà loro per anni hanno fatto le peggiori schifezze e poi hanno sempre detto, ma ce lo chiede l'Europa. Cioè questa era l'unica giustificazione che hanno saputo fornire. E a forza di dire che ce lo chiede l'Europa, sostanzialmente sono riusciti a far odiare l'Europa agli italiani. Invece noi dall'Europa abbiamo anche delle cose da imparare, perché purtroppo credo che molti di noi abbiano ormai amici, parenti che sono dovuti emigrare per trovare un lavoro grazie a come è gestita l'Italia in questi anni. Ecco. E allora se parlate con loro vi diranno che in Europa magari si vive male per altri versi, non c'è il sole e non si mangia bene, però i trasporti funzionano, i servizi funzionano. Io ho un amico da Torino, è andato in Olanda l'anno scorso, ha aperto una partita IVA, ci ha messo un quarto d'ora e costava 10 euro. In Italia se vuoi aprire una partita IVA devi fare un mutuo con la banca perché solo per pagare la burocrazia. E queste sono le cose che dovremmo prendere dall'Europa, non il fiscal compact eccetera, ma le cose che veramente funzionano, che le fanno un paese civile. Però perché noi non siamo mai riusciti a prendere il meglio dell'Europa e invece ci siamo beccati il peggio dell'Europa? Perché noi abbiamo anche, tra le varie cose, sempre mandato al Parlamento Europeo delle persone che non erano capaci, che non erano all'altezza. Perché noi abbiamo mandato l'Iliva Zanicchi, i Buttiglione e questo genere di persone. Persone che non sono né riuscite a farci partecipare e raccontarci veramente cosa succede al Parlamento Europeo, anzi cercavano di non farci sapere che magari si facevano dare 800 euro di rimborso del volo per andare a Bruxelles quando ne spendevano 50, come faceva anche il nostro Presidente della Repubblica. No, lo dico piano perché poi sennò qui ho già un certo numero di querele, quindi naturalmente lui ha spiegato, era tutto in regola, non c'è assolutamente nessun problema, andava benissimo. No. E quindi noi vogliamo fare una cosa rivoluzionaria, cioè vogliamo mandare per la prima volta in Europa delle persone che vadano lì a fare i nostri interessi, che quindi non vadano lì per poi tornare da noi e dirci ce lo chiede l'Europa, ma vadano lì a dire che ci chiede l'Italia di cambiare le cose che vengono fatte in Europa, e questo secondo noi è veramente rivoluzionario. Vabbè. Io adesso, senza fare un torto a nessuno, vi faccio solo presentare l'unico candidato alle europee di Torino Città. Oggi vi faremo vedere anche i candidati sia per le europee che per le regionali. Di Torino Città ci sono candidati validi in tutta la provincia di Torino, in tutto il Piemonte, quindi naturalmente vi consigliamo di guardarli tutti, però vogliamo farvi conoscere la persona che viene dal nostro gruppo, che è un nostro attivista storico, è stato con noi da tanti anni ed è riuscito, addirittura è stato il più votato in Piemonte al primo turno, quindi ha conquistato il suo posto in lista per l'Europa. Quindi Francesco Attademo, io gli darei 30 secondi per farsi conoscere l'Europa. E poi completiamo il nostro intervento. Grazie. Allora, mi presento, sono Francesco Attademo, 34 anni, ingegnere informatico. Da 2 anni vivo a Bruxelles, lavoro come consulente informatico, quindi ho avuto modo un po' di addentrarmi in quelle che sono il mondo delle istituzioni. Mi hanno chiesto, infatti, dopo un po' ho trovato subito lavoro alla Commissione Europea come consulente, e dopo un po' mi hanno chiesto, ma che cosa vuoi fare? Non vuoi fare il concorso qui alla Commissione? Sapete, ogni anno fanno dei concorsi alla Commissione. Ebbene, ho detto, ci penso, vediamo un po' come sono questi concorsi. Dopo un po' ho scoperto che praticamente si viene messi in una graduatoria che dura 2 anni dopo aver superato il concorso, e non è sufficiente per essere assunti. Bisogna
bussare alle porte, perché a Bruxelles è normale bussare alle porte, cioè le lobby fanno così, si presentano, bussano alle porte e cercano di avere il consenso, di fare quelle leggi che poi alla fine noi ratifichiamo in Italia. Sapete, il 75% delle leggi che abbiamo in Italia vengono decise a Bruxelles. Per quello noi a Bruxelles vogliamo andare per combattere queste lobby. Vogliamo un registro delle lobby che non sia facoltativo come attualmente. Vogliamo che sia obbligatorio. E poi quando viene Obama, perché sapete che è venuto Obama ultimamente, è stato prima a Bruxelles e poi è andato a Roma. Beh, che ci è venuto a fare Obama in Europa? Ci è venuto perché adesso stanno discutendo degli accordi commerciali tra l'Europa e gli Stati Uniti. Questi accordi commerciali prevedono l'abolizione dei dazi tra Stati Uniti e Europa. Beh, allora che cosa ci vengono a fare? Ci vengono a vendere il gas, signori, il gas di scisto, quello che noi abbiamo rifiutato. Ci vengono a vendere l'OGM. Cioè, i prodotti OGM, i prodotti modificati geneticamente, questi noi non li vogliamo, signori. Per questo noi li combatteremo. Andiamo in Europa per cambiare l'Italia. Grazie. Grazie a te. Poi vedete che noi candidiamo personaggi sconosciuti alle procure, come dice Beppe, però sanno molto più di cosa succede in Europa, già senza esserci ancora entrati, dei nostri parlamentari europei. L'ultima cosa che volevo dirvi è questa. Spesso si chiede se il Movimento 5 Stelle è a favore dell'euro, contro l'euro, vuole lasciare l'Europa, spezzare l'Europa, rimanere in Europa. In realtà, secondo noi questo è in parte un falso problema, nel senso che dipende se l'Europa è disposta a affrontare i problemi dell'Italia, a venire incontro ai problemi dell'Italia, a essere un insieme solidale e non soltanto un meccanismo per trasferire ricchezza da noi verso altre zone dell'Unione Europea. Quindi il nostro programma in 7 punti per l'Europa in realtà consiste di 6 punti che sono richieste all'Unione Europea, che sono relative a quello che l'Unione Europea potrebbe fare per migliorare la situazione dell'Italia, per permettere alla nostra economia di ripartire e di ricominciare a permettere a tutti noi di vivere decentemente. Se quei 6 punti non saranno possibili, non saranno accolti, allora secondo noi sì, si deve fare un referendum e uscire dall'euro, perché in questo modo è l'unica alternativa che abbiamo. Però c'è una cosa importante ancora da dire, che purtroppo il dibattito politico in Italia si concentra sempre su quello che succede il giorno dopo, o addirittura quello che succede il giorno attuale. Non c'è mai una visione di lungo periodo. In realtà il mondo si troverà a affrontare ben presto dei problemi veramente di lungo periodo, che sono quelli che il Movimento 5 Stelle, prima ancora di fare politica, ha portato in Italia. Quindi i temi della decrescita, dell'esaurimento delle risorse naturali, della crescita demografica che non sappiamo più come gestire, ci sono dell'esaurimento delle risorse naturali in giro per il pianeta, cioè ci sono tutta una serie di problemi, il riscaldamento globale, tanti problemi che non possono essere affrontati soltanto su scala nazionale. Quindi noi avremmo bisogno di un'Europa unita, forte, capace anche di gestire problemi come questi. Il problema è che finora l'Europa ha avuto un altro scopo, è stata veramente soltanto l'Europa delle banche, dei poteri forti e delle imposizioni dall'alto. Allora noi veramente vogliamo cambiarla e vogliamo cercare di trasformarla invece in uno strumento di pace, perché purtroppo l'Europa è nata sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e invece l'Europa può essere uno strumento di pace. Però questo è quello che poi vi diranno tutti, perché anche Renzi oggi ha detto ma noi vogliamo andare a cambiare l'Europa perché non funziona, eccetera. La differenza è che tutti quelli che ve lo dicono adesso sono stati in politica a 20 anni, o i loro partiti hanno avuto tutte le opportunità. Il PD in realtà ha le mani in metà delle banche italiane, quindi non si capisce come possa andare in Europa e cambiare le banche e togliere le banche poter ricare. E quindi insomma non facciamoci fregare, perché adesso tutti ci diranno tutto, ma in realtà l'unico che ha la credibilità per cambiare veramente le cose in Italia come in Europa è il Movimento 5 Stelle. Grazie.